carissimi a tutti in questo nuovo gameplay. Quest'oggi ci troviamo sulla demo di FIFA 15 per provarla insieme. Notate come abbia messo anche la webcam e mi scuso in anticipo se ci dovessero essere dei problemi diciamo di sincro, fuori sincro, cazzi e mazzi, però vi ripeto, è la prima volta che metto la webcam, quindi non uccidetemi. Allora, vediamo un po' il gioco. Dunque, il gioco mi sembra dal menu principale abbastanza simile a quello di FIFA 14. Vabbè, però tanto il menu principale non è che ci interessi così tanto. E quindi io farei direttamente calcio d'inizio per testare le novità, tutti quanti le varie diciamo le varie news introdotte nel gioco. Quindi proviamo subito. Allora, io mi sembra che le squadre, ovviamente essendo una demo, sono poche, quindi mi sembra che c'è il City, il Liverpool, Napoli, Borussia Dortmund, qualcosa avanti. Qua che cos'è? Presentazione dinamica della partita. Sì, non me ne può fregare di meno, sinceramente. Va bene, ok. Devo cambiare i tasti, perché altrimenti, perché io sono abituato a giocare con i tasti di PES da quando giocavo a Winning Eleven. Ok, siamo pronti. Vediamo un po'. Ah, passa anche la schermata sotto, non male. Ma adesso, io non so a che livello di difficoltà sia impostato, però questa telecamera non è che mi faccia impazzire, scusate. Ok, mettiamo questa campo largo che mi sembra meglio. Allora, vediamo subito. Sain, attenzione, incredibile, immobile. Facciamo anche un po' di telecronaca. Palla davanti, Piqué. Prova per Sain. Sain, Marco Reus, Błażejkowski. E non va, purtroppo, non va. Ma che te scusi, dai. Però, diciamo che almeno dal primo impatto il gioco mi sembra abbastanza fluido. Lo ricordo che comunque è una demo, per cui poi il gioco ovviamente completo sarà molto meglio, almeno dal punto di vista della fluidità di gioco e di altre piccolezze. Però da adesso, diciamo da come quello che vedo adesso, mi sembra non male. Guarda che fa questo, che fa. Attenzione, Sain, Sain, prova lui, Sain, le finte, Sain, 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 la mette. Immobile! Vabbè, Gesù Cristo in porta, fermatelo. Parla per lui. Però mi sa che il livello di difficoltà mi sa che è leggermente basso. Ma non credo che si possa neanche modificare, perché all'inizio forse dovevo fare la partita iniziale e l'ho saltata, che forse determinava la difficoltà. Ecco, mo mi rompono il culo, infatti. Ecco, un'altra volta mi segnano. Che forse determinava la difficoltà che poi ci sarebbe stata in queste partite. Però vabbè, chi se ne frega, tanto è solamente una dimostrazione per farvi vedere. Ma che fallo è? Ovviamente non credo di farvi vedere tutta la partita, perché altrimenti moriamo qui di sonno. Quindi eventualmente, però non lo so, poi sicuro ve la faccio vedere tutta. Dipende sempre quanto stiamo di registrazione, che cosa è successo, che sarà impalato tutto. Ok, attenzione Iniesta, bravo, bravo Błażejkowski, partimi, partimi che sei velocissimo, partimi, lancia qui, perfetto, Reus, Reus, le finte, ma che cazzo fa? Ok, Błażejkowski, Błażejkowski, Błażejkowski la mette immobile, sei inutile per Diaz. Ok, Bender, prova il tiro da casa sua, ma dove? Ma dove cazzo hai tirato? Dove ha tirato? Dove ha tirato? Vabbè. Dai, muoviti portiere, 6 ore. Dai. Attenzione, Dani Alves. Dani Alves. Palla a caso. Complimenti, Dani Alves. Veramente un gran lancio. Basta, va? Ah, poi spero che abbiano risolto un problema che c'è stato su FIFA 14, che mi faceva incazzare come una bestia. Attenzione, intanto immobile. Vabbè, ma che controllo è? Praticamente, quando battevi le rimesse laterali, il demente veniva in avanti, quello che doveva ricevere il pallone, però la palla ovviamente lo superava, cioè come un coglione, e non prendeva mai il pallone. Attenzione, immobile, prova la sombrero, non va. Immobile però, immobile, vabbè, fermate Piqué. Però vabbè, cioè, diciamo che la grafica, non vorrei dire un'eresia, però mi sembra
abbastanza simile appunto a quello al 14. Vabbè, che tanto ovviamente non è che il gioco di calcio non è che possono fare più di tanto. Però mi sembra abbastanza simile. Mi sembra un po' meno veloce del 14, almeno di quello che ho provato io su PS4. Quindi questo è un punto in più, perché non è un gioco. Che sta succedendo? Ah, un fallo. Perché quindi non è un gioco tipo un frenetico assurdo. Quindi questo è una buona cosa. Io devo segnare perché sennò mi incazzo. Dai, passa qui, Blachikovskyj. Accelera, Blachikovskyj. La mette in mezzo. Ma io non ci voglio mai credere. Ma guarda che succede. Ma che sta succedendo? Ma fermate sti culi rotti. Non è mai fallo. Neymar. Dai, ha sbagliato. Dai, Sbender. Attenzione, le finte, le doppie finte, incredibile. Royce, le finte, Royce, lo ubriaca, Royce. Ma dove cazzo tirano? Ma dove? Dove tirano? Cioè, guarda da tirato. Ma io mi sento male. Vabbè. Dai. Attenzione, recupera Royce ancora. Royce, si può far perdere l'errore di prima? Sì, vabbè, col cacchio. Dai. Stop. Ma che fai? Cosa fai, deficiente? Ah, poi spero abbiano anche risolto, ovviamente, i falli di mano, che ogni cross era favore rigore assurdo. Guarda Blachikovskyj, che sega. Dai, mo, recupera. Bravo, Piszczek. Dai, ottima. Va bene. Facciamo girare sta palla. Immobile. Ma che c'hanno dei piedi a banana. Vabbè. O forse tipo non c'è. Cioè c'è assistenza zero sui tiri. Perché non capito. Tiro se ne va sulla bandierina. Vabbè. Dai, tira subito però. Attenzione. Ma Mkhitaryan, le finte. Madonna, Mkhitaryan, la finta. Mkhitaryan. Del Piero! Vabbè, ma non c'è, ma non entra mai sta palla però, eh. Allora, io rotto il culo e mai in gol. Le fa piacere. Guardala. Dai. Andiamo ragazzi, facciamo un gol però, eh. Dai. Sain. Non è che stanno difende molto questi però, eh. Sain la mette. No! Recupera. Va bene. Dai, ma non ti fa fare queste cose a Busquets, ma veramente. Ma dai, fermate Busquets. Dai, partimi adesso. Marco Royce, bella palla per Immobile. Ma che cazzo fa Immobile? Cosa fa? Ma che cazzo la fai? Perché hai fatto una cosa di questo tipo? Non lo so. Dai, recupera. Dai, almeno un gol devo fare. Cioè, veramente uno scandalo se non faccio un gol. Attenzione, Piszczek. La mette qui, Immobile. Vai a fanculo, Immobile. Ma sei veramente uno scarzone, eh. Dai, un gol lo devo fare, sennò qua non è cosa. Dai, passala a quello. Vai col sombrero. Marco Royce. No. Ma guarda Piszczek, che palle che sei. Via, ok. La finta, stupenda. Marco Royce. Fermate sta iella che c'ho addosso, eh. Dai. Questi stanno a scuola l'impossibile, questi, eh. Dai ragazzi. Bravo. Che fallo è? Ma dai, ma che fallo è, arbitro? Li cambia a caso. Dai, passa qua. Vai. Dai ragazzi. Ma dai. Ma mo dobbiamo prendere gol. Ma io non ci credo. Dopo che ho preso 300 pali. Dai mo. Fallo bruttissimo. Contropiede. Vabbè, Xavi, Rakitic, Gesù. Dai. Ma recupera sta palla. No, mo piogo. Dai Subotic, ripartiamo. Dai Royce. 1 contro 8. Royce, le finte. Ma vaffan bene a Royce. Dai. Vabbè, ma allora non recupera. Ma recupera sta palla. Il gioco inizia da scatti, perfetto. Mi fa piacere che Fraps stia esplodendo. Dai mo. Ok.
Dai, 1-2 splendido. Marco Reus. Sombrero. Marco Reus. Ma vai, mamma, Marco Reus. Ma che fai? Niente, devo fare gioco con questi. È proprio scritto dalle stelle. Anzi, mo' Biogo, guarda. Dai. Perfetto. Ok. Dai, Blachikowski, partimi. Ma che cosa fai, Blachikowski? Sei inutile. Dai ragazzi. Bravo. Ottima. Non è fuori gioco, lo dico. Blachikowski, dai. Ha qualcuno che taglia lì. Ma porca troia, ma come fate? Ottima. Dai Michi Darajan, ottima. Entra in aria. Dai. Ma non è... Dai. Ma io non ci credo. Ter Stegen chi è? Fermate Ter Stegen però, Dai. Dai. No, ecco il gol. Addio. Ecco il gol. Scalami. Grande Piszczek. Perfetto, vai Smeltzer. Dai, ultima azione mi sa. No, più o meno. Dai Reus. Gioco, non morire. Ok, facciamo un'azione combinata bene. Ma vaffanculo, Reus. Dai, attenzione, recupera. Sain. Dai. Chi è? Ma Bender, che sta a fa qua? La mette! Sain! Impazzisco così a caso. Però al 90esimo, il famoso gol del 90esimo c'è sempre. Io sono un esperto sui gol al 90esimo. Sono un esperto proprio. Perfetto. Vabbè, ma li abbiamo massacrati. Cioè, il portiere mio non ha fatto un rinvio, tipo, non ha fatto una parata. Cioè, veramente me la stavano a rubare sta partita, Oh! Perfetto. Splendido. Bene. Quindi, che dire di questo FIFA 15, questa partita così ve l'ho fatta vedere un po', diciamo, per farvi capire, per farvi testare com'era un po' questo FIFA 15. Che dire, mi sembra abbastanza fatto bene il gioco, mi sembra, vi ripeto, più fluido e meno frenetico rispetto a FIFA 14, e quindi spero che questo, cioè, dovrebbe essere un punto a favore. Detto questo... Che dire su quest'altro gioco? Io personalmente aspetto anche PES, perché io sono un pessaro, diciamo, accanito. Quindi quest'anno non so se prendere PES, FIFA o chi, anche perché non avendo Play 4 o Xbox One, alla fine i giochi per PS3 non so quanto valga la pena prendere FIFA 15 o PES 15 per Play 3. Quindi sinceramente ancora sono indeciso. Detto questo, se il video vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un mi piace, di condividerlo e di commentarlo. Spero che vi sia piaciuta anche questa innovazione di vedere il mio bel faccione di merda. E quindi noi ci vediamo nei prossimi gameplay. Un saluto a tutti!